Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento delle barriere protettive di ripristino del piano viabile della provinciale Capri-Anacapri sull'Isola Azzurra. La strada, di grande importanza perché l'unica che collega i due comuni dell'isola, raggiunge un'altezza di circa 400 metri sul livello del mare, con strapiombi in alcuni punti anche di 300 metri. A fronte di questi elementi di pericolosità, però, l'arteria presenta per un tratto un parapetto di 40 centimetri con un'esile ringhiera danneggiata in più punti e in un altro una ringhiera in ferro di 1,30 m. Nonostante che i limiti di velocità attualmente previsti siano molto bassi, in entrambi i casi tali strutture, realizzate negli anni 60 secondo le normative del tempo, non sono idonee a contenere veicoli in transito sulla carreggiata in caso di fuoriuscita, né a garantire con adeguata sicurezza il transito pedonale. Ragione per cui la città metropolitana è intervenuta con un progetto redatto dalla Direzione Viabilità, che prevede la sostituzione totale dell'attuale sistema di barriere con una nuova protezione in grado di coniugare sicurezza e tutela del paesaggio. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un parapetto in cemento armato, rivestito in pietra e mattoncini rossi dell'altezza di 80 cm, con una ringhiera sovrastante in acciaio dell'altezza di 50 cm, il tutto per una struttura unica di protezione di 1,30 m complessivi, paragonabile a una barriera a bordo ponte, capace di impedire tra l'altro anche la fuoriuscita dei mezzi pesanti. Un intervento importante e soprattutto necessario. L'importanza e la necessità sono dettate sicuramente in primis dalla sicurezza stradale. Siamo riusciti a contemperare esigenze normative da un punto di vista di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente. È una lavorazione a cui il sindaco De Magistris tiene e teneva fin dalla prima ora. Siamo riusciti con la sovrintendenza a trovare un punto di unione tra le due normative e stiamo realizzando questo intervento che durerà alcuni mesi. Per Pasqua dovremmo completare, come importo circa 700-800 mila euro. Abbiamo aumentato la sicurezza all'impatto laterale, a livello ambientale abbiamo addolcito l'impatto della barriera con questo muro rivestito in pietra calcarea che è locale, che è del posto, quindi che si integra nel paesaggio. L'intervento rientra nel programma complessivo a tutela della sicurezza delle strade messo in campo dalla città metropolitana. Questo rientra in un grande progetto che la città metropolitana sta facendo, in uno dei grandi progetti. Ricordo che sono 40 milioni di euro di opere in atto per la lavorazione stradale. Grazie agli interventi e finanziamenti che stiamo mettendo in atto, stiamo ridando sicurezza e dignità alle arterie metropolitane. Questa mattina è stata consegnata inoltre alla cittadinanza anche la strada provinciale Marina Piccola, sulla quale la città metropolitana ha provveduto a rifare il manto d'asfalto in alcuni punti e a risistemare i muretti di protezione. L'intervento ha richiesto un finanziamento di circa 300.000 euro. Anche in questo caso la città metropolitana, la direzione tecnica, è intervenuta per mettere in sicurezza questa arteria stradale fondamentale anche per raggiungere le altre zone dell'isola di Capri. La strada prima si presentava alquanto sdrucciolevole anche per una questione dovuta a lavorazioni precedenti. L'amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno e urgente eseguire lavori di miglioramento, attuando delle lavorazioni altamente qualitative, 100% di materiale basaltico. In questo caso abbiamo migliorato le condizioni del manto stradale, abbiamo anche attivato una procedura importantissima e fondamentale, ovvero quella di allargare di circa 15 cm dell'arteria stradale rientrando alcuni muretti. A breve attiveremo anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la sistemazione di ulteriori muretti di contenimento.